per la cittadinanza intervenuta. C'è chi l'ha detto in maniera palese e ha preso posizione subito contro la firma di questo protocollo sconosciuto nel contenuto e o a 10 giorni o a 3 settimane dall'insediamento della nuova amministrazione, quindi diciamo fuori tempo massimo io direi per una gestione straordinaria. Ci sono sensibilità diverse, quindi c'è chi le ha espresse e le ha espresse, secondo me posso dire la mia e poi magari sarà Armando Di Liberto a continuare su questa cosa, perché allora noi ci siamo ottenuti alla scelta da parte del commissario di voler sospendere e quindi in questo caso annullare, per quello che riguarda il mandato straordinario che ormai è a finire, la volontà della firma del protocollo, lasciandolo nel suo contenuto tuttora ignoto alla futura amministrazione, all'opportunità se questa vorrà firmarlo o meno. Andare oltre ci sarebbe sembrato, diciamo, in questo momento volere fare un processo alle intenzioni, che considerando che questo è comunque un momento di festa, Termini ha vinto perché a qualche settimana dal processo elettorale e quindi dalla nomina di un sindaco legittimamente nominato, ci prendiamo atto, diciamo, della sospensione della cosa. Esplicitato, però noi in questo minuto, almeno io personalmente, non ricerco una polemica nei confronti del commissario, che è una persona che si è dimostrata corretta, quindi non, nel suo operare in questo anno ha lavorato in modo corretto, io posso dire sostanzialmente. Lui aveva preso un'iniziativa che si è reso conto che era assolutamente inopportuna. Lui non aveva la disponibilità di sottoscrivere una settimana all'insediamento della nuova amministrazione, di sottoscrivere un protocollo che invece sarà compito della nuova amministrazione, studiarlo e eventualmente sottoscrivere, perché noi dobbiamo partire dal presupposto che Termini Imerese, la nuova amministrazione di Termini Imerese deve riconquistare la giurisdizione sulle scelte che si fanno nella zona industriale. Non può essere soltanto demandata a IRSAP o a qualunque altra cosa, cioè noi, la comunità, questa comunità deve riprendersi la giurisdizione di quella zona e decidere quello che si deve fare. E quindi lui si è reso conto che in effetti era una cosa di buonsenso e anche di correttezza politica, e da persona corretta ha operato per interrompere questo assolutamente su questo sono, ma difatti noi ieri il comunicato che noi avevamo fatto, i nostri consiglieri comunali, abbiamo espressamente scritto, e ieri sera ci siamo sentiti con il commissario, io gliel'ho detto molto direttamente, che noi non accettiamo più che si metta il cappello su quello che si deve fare a Termini Imerese. Questo lo debbono decidere i cittadini. In assenza del contenuto, non conoscendone il contenuto, abbiamo potuto fare esclusivamente delle congetture e abbiamo dovuto lavorare sull'esperienza che di Termini Imerese, cioè che nelle relazioni extra comunali, e quindi parliamo ASI, ex ASI IRSAP, parliamo di autorità portuale di Palermo, parliamo di tutti quegli enti con cui Termini Imerese si è dovuta confrontare, ha sempre perso sovranità e poi ha dovuto sempre pentirsi della sovranità persa. Ecco, noi siamo in un momento chiave, queste elezioni metteranno la futura amministrazione di Termini Imerese, qualsivoglia sia, in una condizione di poter imporre le scelte dei termitani sugli organismi sovracomunali piuttosto che al contrario come è avvenuto finora. Ora, siccome la mortificazione è sempre stata così verso Ato Idrico, verso Autorità Portuale di Palermo, verso ASI, ora IRSAP, ci siamo sentiti di dover bloccare questo protocollo d'intesa, pur non conoscendolo nell'oggetto e rimandando poi a quando un sindaco legittimamente eletto
potrà compiere delle scelte nell'interesse dei termitani. Abbiamo voluto farlo e il commissario Di Fazio ci ha messo in condizione di farlo bloccando la firma del protocollo e di questo lo ringraziamo. Caro Salvatore, devo dirti che è stato deludente il fatto che oggi non si sia potuto conseguire quello che era in animo da parte dell'amministrazione attuale. Purtroppo la mancata sottoscrizione di questa convenzione, che io ho reputato già nel corso del confronto essere atto di estrema importanza, quantomeno dal punto di vista del segnale di attenzione che le amministrazioni sovraterritoriali hanno dato alla città, è certamente una perdita per la città, perché tutto questo, il fatto di essere consapevoli che c'è un interesse a quelle che sono le sorti vere della zona industriale di Termini, ma soprattutto le sorti vere del mantenimento dei livelli di occupazione a Termini Imerese, è una qualche cosa che non può essere ignorata. Non possiamo assolutamente fare finta che questo sia un fatto di natura squisitamente amministrativa che non è stato portato a compimento. È un fatto purtroppo triste che dobbiamo tentare di recuperare, di ripristinare, perché l'interesse è quello di sapere catalizzare anche l'attenzione della politica che conta, della politica buona e della politica che governa le scelte, ritorno a dire, a livello sovraterritoriale. Ma dal punto di vista essere atto dovuto non è atto dovuto in senso giuridico stretto, ma è un atto di indirizzo, è un atto e una manifestazione che devo dire va al di là di quello che è il livello di impegno che è quello della gestione corrente che noi possiamo chiedere alla gestione commissariale, e quindi siamo particolarmente grati a questo commissario, al dottore Di Fazio, per aver voluto operare anche in una prospettiva che è al di là di quelli che sono i limiti specifici della gestione commissariale, soprattutto nell'interesse vero della città e per garantire delle possibilità ulteriori alla città. E quindi grazie al dottor Di Fazio per il suo impegno. Vittorio, sconfitta oggi? No, solo il preliminare di un'interlocuzione che sicuramente dovrà essere affrontata. Oggi era un giorno importante, un giorno in cui stabilire un pochino quelle che sarebbero state le regole programmatiche sulle scelte che ci saranno nella nostra zona industriale. È uno degli argomenti prioritari, uno degli argomenti che ho sollecitato più volte, sarebbero dovuti essere affrontati. E la zona industriale necessita di interlocuzioni, quindi incontrare oggi la Regione Sicilia, incontrare Sicilia Industria, incontrare l'IRSAP, che sono realtà assolutamente membri di questa interlocuzione, come dire, membri di condivisione delle scelte strategiche che seguiranno nella nostra zona industriale, era sicuramente un momento importante, un momento che andava affrontato ancora di più perché legato a questo protocollo d'intesa che avrebbe sveltito, avrebbe facilitato i lavori amministrativi nei confronti delle imprese e degli investimenti sulla zona industriale. Io ricordo un solo dato: 28 beni nella zona industriale sono alienabili, quindi probabilmente non si è mai affrontato realmente il piano di reindustrializzazione, l'interesse, ecco, le manifestazioni di interesse delle imprese sulla zona. Io credo che Termini possa ambire ad andare in tutte le direzioni, quindi se è vero, ed è ovviamente contenuto delle campagne elettorali del momento, che Termini possa pretendere una reale programmazione turistico-culturale, è vero, perché ne ha tutte le carte in regola e tutte le potenzialità, e noi vogliamo una città che per il suo bagaglio storico e paesaggistico si spenda e si promuova in ambito turistico-culturale. Però è anche vero che noi 50 anni fa siamo stati oggetto di una scelta, che la scelta di essere un'area industriale, e questa è un'area industriale che ha già dei punti di forza e che noi non possiamo negare. Saranno determinanti e strategiche le scelte che si faranno sulla zona industriale. Ecco perché io credo che la nuova amministrazione debba pretendere di rincontrare queste interlocuzioni e
pretendere di avere realmente sulla nostra zona un piano di reindustrializzazione e voci condivise nella direzione di una produttività che sarà la nostra economia. Diciamocela in maniera proprio pratica. Termini chiede il lavoro in modo prioritario rispetto a tutte le altre voci. Il lavoro sicuramente potrà avvenire da una programmazione in altre direzioni. Parliamo di programmazione turistico-industriale, ma parliamo di porto. Quindi sarà necessaria un'interlocuzione forte anche con le autorità portuali. Dobbiamo pretendere e rivendicare i nostri diritti. Però è importantissimo parlare anche di un concreto piano di reindustrializzazione, perché qui nell'immediato, e solo lì nell'immediato, potranno nascere i primi reali posti di lavoro. Saranno decisive le scelte, saranno strategiche le scelte di insediamento, ma è sicuramente la prima immediata realtà che potrà dare riscatto alla nostra economia. Atto dovuto oppure estrema correttezza del commissario oggi? Io ho conosciuto il commissario in questi mesi e torno a dire, lo dico con molto piacere anche davanti alle telecamere, che ha dato senso al mio ruolo. Mi ha gratificata nel mio ruolo, un ruolo che ovviamente è stato vissuto non in maniera facile in questi anni. Ha realmente gratificato il mio operato, mi ha chiesto di stargli accanto e quindi ne conosco la vera natura. Il commissario è una straordinaria persona che con determinazione e autorevolezza si è posto al governo della città, non soltanto con la pretesa di traghettarla, ma di dare anche un'impronta, una sua impronta personale, una sua direzione, e lo ha fatto in mille gesti e in mille scelte che a volte sono stati anche oggetto di critica. Quindi io sono assolutamente convinta del fatto che avrebbe voluto lasciare la città con un ulteriore atto forte di interesse e di impegno nei confronti della sua direzione industriale. So che è amareggiato e la vive un po' come sconfitta. Io posso dirgli solamente che ancora una volta è riuscita a dare una direzione. Starà a chi subentrerà, ma a tutti noi cittadini, fare tesoro di questo strumento che avrebbe voluto dare alla nostra città, alla nostra amministrazione, magari riprendere le file del discorso. Ecco, questo è un invito che faccio veramente ai candidati che verranno, e ringraziarlo sempre, per me è importante ringraziarlo sempre delle direzioni che ha osato dare a Termini e che prima erano state un po' offuscate dalle politiche che in qualche modo si sono succedute. Io ammiro in lui soprattutto la signorilità, ma anche la determinazione e la innovazione vera che ha voluto assicurare alla nostra città. Quindi non assolutamente una sconfitta oggi, un attimo di riflessione che sono certa dopo il momento elettorale sarà uno spunto di riflessione vera. Si passerà ai fatti, si riprenderà il progetto di questo dialogo di interlocuzione forte con chi avrà le sorti e le dovrà condividere con noi della nostra realtà industriale, alla quale auguro tutto il bene.